Grazie Presidente. Colleghi, il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto che questo voto su argomenti così importanti arrivasse alla fine di un dibattito serio ed onesto, in cui ogni forza politica avrebbe dato il proprio contributo nel solo ed esclusivo interesse degli italiani. Ed invece, con sdegno, dobbiamo constatare che questo voto arriva dopo la pantomima della fiducia, cui siamo stati costretti ad assistere. Non è una pantomima indolore, perché svuota per l'ennesima volta il Parlamento della funzione legislativa che è prevista nella nostra Costituzione. Il Presidente Letta si è dichiarato offeso quando si parlò di golf, ma invece con questo atto legittima un comportamento, una prassi degni della peggiore politica. Di questa politica da cui il Presidente Letta dichiarava non più di un mese fa di voler prendere le distanze. Dichiarava anche che non avrebbe mai utilizzato la leva della fiducia e invece la prima difficoltà, eccolo servito. Dichiarava toglieremo l'IMU e invece arriva addirittura a bocciare vergognosamente l'emendamento del Movimento 5 Stelle che chiedeva l'abolizione dell'IMU per i terremotati. Dichiarava non aumenteremo l'IVA e già il ministro Saccomanni mette le mani avanti parlando addirittura di miracolo se ciò si avverasse. Chi ci rimette ogni volta che tornate così sfacciatamente sui vostri passi? Ci rimettono i soliti, i cittadini e le imprese. Che credibilità può pretendere di avere un governo in Italia e in Europa se nel giro di un mese riesce a rimangiarsi nei fatti tutto quello che aveva detto nel proprio discorso di insediamento? Il governo si è affrettato a diffondere la falsa notizia secondo cui il Movimento 5 Stelle non avrebbe avuto un atteggiamento dialogante e non avrebbe pensato alle reali emergenze del Paese. Non vi permettete di schermarvi dietro giornali e televisioni per vendere ai cittadini le vostre finte verità. Lo avete detto ai giornali e alle televisioni che avete ingabbiato il decreto per circa 50 giorni in Senato, chiedendo poi che questa Camera lo approvasse in 5 giorni? La nostra è stata una battaglia per difendere le prerogative costituzionali del Parlamento. Per più di un mese il Senato si è affannato a studiare, ascoltare, emendare, valutare, votare emendamenti e ordini del giorno, con una serie impressionante di barricate e ripartenze, finte e meline. Lo avete detto alle televisioni e ai giornali che avete mescolato le misure del terremoto con quelle relative a Expo 2015, TARES nella Regione Campania, Camere di Commercio Estere, finanziamenti alla TAV, il Terzo Valico ed altre grandi opere. Passaggio di competenze sul turismo. Vorrei ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza numero 22 del 2012, ha individuato come indicatori utili a definire i requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza il fatto che le norme inserite in un disegno di legge siano attinenti alla materia disciplinata nello stesso. I casi sono due. O non conoscete le norme, o avete inteso troppo largamente il concetto di emergenza. Certo è che di larghe intese sicuramente ve ne intendete molto più di noi. Bravo! Lo avete detto alle televisioni e ai giornali che il Comitato per la Legislazione, composto da tutte le forze politiche qui presenti, ha definito erronei, imprecisi e generici i riferimenti legislativi sui quali si fonda questo decreto. Il nostro è ormai un paese costantemente in emergenza, commissariato, derogato ed emendato, anche e soprattutto a tradimento. In occasione del provvedimento al Senato, nell'ambito del disegno di legge di conversione, sono state inserite disposizioni al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Se serve fare un regalo al ministro Brai, vi informo che il suo compleanno è l'11 aprile, quindi abbiamo tutto il tempo per discutere. Bravissimo. Parliamo delle misure relative a Expo 2015. A tal proposito ci si richiede di approvare una sospensione delle prerogative e della normativa dello Stato per consentire a un unico soggetto, un commissario unico, di gestire in totale autonomia e senza alcun controllo i fondi necessari a realizzare una manifestazione paragonabile per impegno di spesa e complessità ad un'Olimpiade. Per chi non lo sapesse, c'è un centro fieristico che si chiama Fiera Milano Ro, che è nuovo ed ospita 5 milioni di visitatori all'anno. Il solo salone del ciclo e motociclo ne fa 500.000 in un fine settimana. L'Expo è previsto che duri 25 settimane. 25 moltiplicato per 500.000 quanto fa? 12 milioni e mezzo. Tale centro fieristico sarebbe in grado da solo di reggere il carico che è previsto per l'Expo.
C'è una stazione ferroviaria nuova, ci sono i parcheggi di interscambio, c'è lo svincolo autostradale dedicato. Eppure la soluzione è stata: prendiamo 1 milione di metri quadri di terreno agricolo e poi cosa facciamo? Costruiamo dei padiglioni in parte da smantellare e in parte da smontare. In pratica scaviamo la buca e riempiamo la buca. Ma i cittadini italiani non sono stupidi e si chiedono che fine faranno i terreni dopo Expo. A cosa servono realmente le cosiddette vie d'acqua? Chi ci deve guadagnare da questa impresa titanica? Come mai le amministrazioni, nonostante le varie denunce degli scorsi anni, anche arrivate dal Movimento 5 Stelle locale, non sono riuscite a evitare infiltrazioni indranghettiste nei lavori per l'esposizione? Chi fa i controlli? Un commissario unico e con poteri quasi illimitati, in una situazione di trasparenza inesistente, non aumenta i rischi di infiltrazione malavitosa? Perché scegliere ancora una volta dopo gli innumerevoli precedenti fallimentari la strada di un'immensa gestione commissariale, in deroga ovviamente a ciò che la legge esclude categoricamente? Avete riesumato la competenza della Protezione Civile per i grandi eventi, vi siete inventati il commissario unico e gli avete dato un potere smisurato per l'ennesima volta. Ci siamo già scordati di Bertolaso? E i depuratori, siti nella regione Puglia, può un commissariamento durare dal 94? Evidentemente sì, visto che imponete la proroga. E adesso parliamo di Piombino. In questo decreto sono stati stanziati fondi per la riqualificazione dell'area industriale. Come per magia è stata anche infilata un'autostrada che proprio non c'entra nulla con le emergenze e con la bonifica. Infine Palermo. Anche qui il fallimento delle amministrazioni locali viene risolto con un commissario che sarà scelto dalle stesse amministrazioni che hanno causato l'emergenza ambientale e sanitaria. C'è quindi un enorme spreco di risorse per provvedimenti tampone che non servono a niente. Per rispetto nei confronti dei cittadini che si trovano in una reale emergenza, come i terremotati dell'Aquila e dell'Emilia, che pur trarranno beneficio da alcuni provvedimenti qui ricompresi, dichiariamo il nostro voto di astensione al provvedimento. Ma è proprio per il rispetto di queste popolazioni, alle quali abbiamo già donato oltre 500.000 di euro, che non accetteremo accuse sul fatto che secondo voi il Movimento 5 Stelle sarebbe responsabile di questo voto contro l'emendamento. Strumentalizzare questi problemi per far passare provvedimenti che non c'entrano assolutamente nulla vuol dire fare sciacallaggio pseudo-legislativo da dare in pasto ai media. Bravissimo. Dopo lo scandalo della fiducia al governo Letta, zio nipote fa lo stesso, siamo andati spesso a parlare coi colleghi del PD domandandogli: come fate a governare col PDL? Oggi, dopo aver visto cos'è il PD, ci viene da chiedere ai deputati del PDL: come fate a governare col PD? Lo abbiamo capito come fate. Siete uguali, speculari, gruppi di potere, oligarchie ben organizzate. Siete bande che stanno spolpando il paese a suon di ipocrisia. La prego, la prego. La verità è che siete il peggior governo della storia della democrazia cristiana. Grazie.